una conchiglia, noci di cocco, un ventaglio, pesci salati, tamburi, collane di denti di facocero. Li disponeva in un certo modo, sulle piastrelle bianche e nere, e via via li spostava, con movimenti studiati, cercando di rappresentare le vicissitudini del suo viaggio, lo stato dell'impero, le prerogative di remoti capoluoghi, l'approssimarsi di una guerra o l'abbondanza di cacciagione. Seguivo i gesti di Marco e osservavo che certi pezzi implicavano o escludevano la vicinanza di altri pezzi o si muovevano secondo certe linee. Non erano le forme degli oggetti a contare, quanto il loro modo di disporsi gli uni rispetto agli altri, sul pavimento di Maiorca. Signore, di tutti i luoghi che ho visitato, io posso ricreare per te le prospettive e gli spazi di città bianche e nere nelle notti di luna, con le torri incombenti, i cavalli ombrosi, gli sciami di pedine, o i viali dritti e obliqui come l'incedere della regina. Posso mostrarti paesaggi essenziali e l'ordine invisibile che regge la città, quella regola che presiede al loro sorgere e prendere forma, e prosperare e adattarsi alle stagioni. Resterai qui a giocare con me. La conoscenza dell'impero, sono sicuro, che si nasconde nel disegno tracciato dai salti spigolosi del cavallo, dai varchi diagonali che si aprono alle incursioni dell'alfiere, dal passo strascicato e insicuro del re e dell'umile alfiere, e delle infinite alternative inesorabili di ogni partita. Eppure perché del gioco mi sfugge. Ogni partita è per una vincita o per una perdita, ma di che cosa? Qual è la vera posta? Allo scacco matto, sotto il piede del re, sbalzato via dalla mano del vincitore, rimane un pezzo di legno nero-bianco. I multiformi dell'impero sono solo involucri illusori e tutto si riduce ad un tassello di legno piallato. E nulla